mon monde était un cauchemar, mais avec toi la vie c'est plus belle. C'est plus belle, j'ai crié ma douleur sous cette feuille, même cauchemar était blanc, tu as perdu ma rêve aculaire. Portare il rap tra i banchi di scuola per dare voce alle emozioni e alle esperienze dei ragazzi. È la sfida lanciata dal corso di francese del liceo linguistico Francesco Redi, che ha portato ad Arezzo il rapper e performer belga Mathieu D'Angelo in arte Maki. È stato lui ad animare un laboratorio intensivo di scrittura ed espressione creativa attraverso le tecniche del rap e dello slam, una forma di poesia orale che gioca sull'improvvisazione e l'interazione con il pubblico. E poi c'è anche ciò che e rappresenta. Ogni ragazzo qui ha una propria storia, un percorso differente che ha fatto nella sua vita e io sono qui per aiutarli ad esprimere questo. Che il o elle va s'esprimere. Potersi esprimere utilizzando un veicolo che è la lingua straniera in un campo creativo e molto stimolante, che è quello appunto del rap, dello slam. Donc par rapport au slam. Per quanto riguarda lo slam, abbiamo visto quali sono i fattori che lo compongono. Gli abbiamo spiegato che gli elementi importanti per lo slam sono il ritmo, l'intonazione, lo sguardo e la voce. Lo rapporto al regard. Abile slammer e freestyler, l'artista belga da anni promuove laboratori di espressione creativa nelle scuole, nei centri giovanili, ma anche nelle carceri di massima sicurezza. E souvent, quand on parle de la prison. Parliamo delle carceri soprattutto quando ci sono delle evasioni e degli scioperi. Il detenu è considerato come un matricula numero. Una persona in prigione è vista soprattutto come un numero di matricola e lo scopo di questo progetto è l'evasione attraverso la scrittura. De s'évader attraverso l'écriture. Il suo impegno civile è arrivato addirittura in Africa. Nel 2007, nell'ambito di un progetto che lo vede nei panni di regista, Mathieu incontra Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, il musicista e cantautore Victor Demé, recentemente scomparso. Per rendere omaggio al paese africano, incidono insieme il brano Eu pays de l'homme intègre, che gioca sul significato dell'espressione Burkina Faso, il paese degli uomini integri, per riferirsi al presidente rivoluzionario Thomas Sankara, che nel 1984 istituì l'attuale nome della Repubblica, precedentemente chiamata Alto Volta. Il y a les livres les face à face où les langues se délient, on parcourt du pays. Le fait de rendre hommage à ce pays-là, c'était rendere omaggio a questo stato è un modo anche per rendere omaggio a tutte le persone che si battono per far finire la crisi economica. Qu'ils subissent de plus en plus.